Tutti i musulmani che incontriamo qui condannano gli attentati, però se gli chiediamo se sono disposti a morire per Allah, rispondono così. È giusto secondo te morire per Allah? Certo. È giusto morire per Allah? Sì. È giusto. È giusto morire per Allah? Certo. Sì. Alla jihad va bene? Jihad va bene, però terrorismo no. Poi incontriamo questo ragazzo di 13 anni. È giusto morire per Allah? Sì. Tu hai visto le persone che si fanno esplodere? Sì. Cosa pensi? Non è giusto che prendono in giro i musulmani. Loro muoiono per Allah? Sì. Sono degli eroi? Sì. Sono degli eroi? Sì. Sono dei martiri? Sì. Però così ammazzano altre persone. Se per Allah va bene. Se per Allah va bene. A noi non ci bastavano i nostri, cioè avevamo pure noi delinquenti. Mo ce n'hai manco di più. Hanno violentato una ragazza ieri qui. Come li cani? Come li cani? Non c'è niente da fare, ne si fa più. Quello che hanno dato a noi ce lo stanno a rilevare per darlo a loro. È solo che parte degli immigrati? Tutti a fuoco, mamma. Tutti a fuoco? Come va l'integrazione con gli immigrati? No. Mandi tutti via! Tutti via, fuori dall'Italia! Mandali tutti via, bravo, c'ha ragione. Fuori dall'Italia, ci stanno rovinando. Ma non riescono a integrarsi con voi qua in questo quartiere? No, niente, niente. Tra scippi e tutto, ma come fa? Ma c'avevamo gente per strada e a loro gli danno gas e si lamentano che non c'hanno l'aria condizionata, non c'hanno il computer, non c'hanno le schede. Ma che buono, ma se ne andassero al paese loro? Se stanno tanto male, perché non se ne vanno al paese loro? Noi c'avevamo i vecchi che dormono in macchina, ma se rendiamo conto sto stato che fa e dobbiamo aiutare chi? Loro? No.